Buon pomeriggio a tutti. Vi invio questo audio a commento delle slide che vi invio anche come documento a parte per illustrarvele. Volevo farvi conoscere un'altra opera che è collegata a Virginia Woolf. Qui vedete la locandina del film di Stephen Daldry che è uscito nel 2002, The Hours. In realtà questo film è la trasposizione cinematografica di un romanzo, di Michael Cunningham del 1998. Il film, è incentrato sulla vicenda di, tre donne, una è la stessa Virginia Woolf, l'altra, la seconda è Laura Brown, sorry, e la terza è, Clarissa Vaughan. Interpretate rispettivamente da Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep. Chi è Michael Cunningham? Uno dei tantissimi autori americani contemporanei e vincitore del premio Pulitzer nel 98 e insegna scrittura creativa a Yale. Chi sono i tre personaggi del romanzo? Ho detto la prima è la stessa Virginia Woolf. La incontriamo nel 1923 quando sta iniziando a scrivere Mrs. Dalloway ed è in una delle sue crisi più violente di depressione. La seconda è Laura Brown, sta leggendo Mrs. Dalloway e la sua vicenda è ambientata invece nel 1949, quindi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La terza, Clarissa Vaughan, è la reincarnazione della Clarissa Dalloway. È una famosa, bella, celebrata donna americana contemporanea, perché la sua vicenda invece si svolge nel 2001. E sta organizzando una grande festa per la sera per omaggiare il suo amico Richard che ha vinto un premio letterario e Richard allo stesso tempo è uno dei suoi ex amanti. Virginia, abbiamo detto, la incontriamo nel 1923. Sta vivendo in quel periodo in campagna dove suo marito l'ha portata sperando che questo potesse alleviare la sofferenza mentale di cui stava patendo, e in realtà la vita noiosissima della campagna la sta portando sempre più vicina al suicidio. Nel romanzo vedremo anche la fine di Virginia, cioè vedremo la scena in cui dopo essersi infilata le pietre dentro le tasche della giacca, scende dentro il fiume e si lascia morire. Il secondo personaggio è quello di Laura Brown. Vive a Los Angeles, quindi una realtà totalmente diversa, ci siamo spostati in America e è accomunata da Virginia da alcune cose. Per prima cosa il fatto di essere insoddisfatta, è una moglie di un veterano della guerra e è ossessionata dal romanzo di Virginia Woolf proprio perché si immedesima moltissimo con la scrittrice. Laura vorrebbe tanto essere la moglie ideale. Vorrebbe tanto corrispondere al sogno americano degli anni 50, essere perfetta, essere inappuntabile, sempre pronta a soddisfare qualunque necessità della sua famiglia. In realtà non riesce, sente di essere fallace da questo punto di vista e prova a mettere in atto anche lei un suicidio, ma non ci riesce, anche in questo fallisce. Tra l'altro viene invece perseguitata da una maledizione, cioè il fatto che tutta la sua famiglia viene a mancare. Clarissa Vaughan,
bella, moderna, intraprendente. Ci spostiamo di nuovo sulla costa est, siamo a New York, siamo nel 2001, quindi c'è un passaggio di tempo enorme rispetto al momento in cui abbiamo incontrato Laura, e incarna la Clarissa Dalloway moderna. La incarna talmente tanto che i suoi amici l'hanno soprannominata esattamente così. Sta organizzando questa festa per Richard, il suo amico nonché ex amante, che ha vinto un premio letterario e esattamente come Clarissa Dalloway si sta dando da fare per questa celebrazione. Richard è il nostro Septimus. Ma non solo è il nostro Septimus, è anche collegato a Laura, perché soltanto al termine del romanzo, quando vedremo che anche Richard si suiciderà esattamente come fa Septimus nel Mrs. Dalloway, è il figlio di Laura Brown. Al termine del romanzo abbiamo un incontro risolutivo tra Clarissa e Laura stessa. Quali sono i temi di questo romanzo? Prima di tutto, sicuramente la malattia mentale. Tutte e tre le protagoniste sono in maniera più seria o meno seria, più grave o meno grave, affette da una sofferenza mentale. Il tema del suicidio, che o viene messo in atto concretamente, come è accaduto a Virginia Woolf, o viene tentato, come cercherà di fare Laura, o viene sofferto, come invece capiterà a Clarissa Vaughan. C'è poi questo schema a tre, per cui i personaggi rimandano l'uno all'altra o richiamano qualcosa che noi abbiamo visto nel capitolo precedente. E poi la duplicità della figura di Virginia Woolf, che viene presentata sia come personaggio reale sia come personaggio letterario.